insieme a un piccolo gruppo di amici, Massimiliano Di Cotra, Claudio Borelli, Mirko Falli, Alessio Berdevanti, spero di non dimenticare nessuno. Avessi omesso qualcuno che in questa sala ovviamente me lo segnalasse. E innanzitutto grazie a Colemotion per ospitarci qui. Noi siamo una comunità un po' sui generis rispetto alle classiche comunità di developer, perché non siamo ovviamente una comunità di soli developer, ma ci pregiamo di avere tra noi diverse estrazioni, persone di diversa estrazione. Abbiamo giuristi, abbiamo informatici, abbiamo economisti, giornalisti e così via. E nello spirito dei Legal Hackers, il nostro scopo, anzi la nostra ragione d'essere, è cercare appunto di creare un dialogo tra professioni che non sempre riescono a parlare. Nell'insegna naturalmente di cosa? Della rivoluzione digitale, quindi di abbracciare o perlomeno di vivere in modo più consapevole possibile quello che è la rivoluzione che stiamo attraversando. Quindi dicevo grazie a Colemotion perché ci accolgono, nonostante il fatto che non siamo una comunità a cui il core business di Colemotion si rivolge. E grazie poi ovviamente ai Di Casa, al Venture Group e Luis e Labs. Grazie ovviamente poi a tutti voi per essere qui, perché la sfida appunto la stiamo costruendo noi, in qualche modo, no? Stando insieme in eventi di questo tipo. Quindi di che parliamo stasera? Parliamo di coding. Che cos'è il coding? Lo scopriamo naturalmente. Però vi faccio una domanda. Chi di voi è un giurista? Il resto informatici, presumo. Se volete, adesso. Adesso io sono una che scopro Ok, e bellissimo, siamo felici di ho lavorato anni fa da avvocato. Ok, felici comunque di averla tra noi. Grazie ancora. Abbiamo dei informatici però, li conosco. C'è qualcuno che non è né giurista né informatico, a parte la signora? Cos'è? Sono dottore commercialista, ma sono programmo pesantemente. Ottimo, è una figura ibrida. Poi abbiamo Riccardo che è conosco personalmente. Sì. Ottimo. Sociologo. Social, meraviglioso, meraviglioso. Umanizzato. Del resto se leggiamo appunto quello che è il manifesto fondativo, no, della comunità globale dei Legal Hackers, l'idea è proprio questa, di raccogliere sotto un unico cappello cure che nella vita, tutti i giorni, non sempre appunto interagiscono. Quindi abbiamo visto, siamo una platea appunto abbastanza variegata e la sfida di stasera è cercare di capire cos'è il coding, perché il coding ci interessa, perché dobbiamo preoccuparcene, perché potremmo anche decidere di passare avanti, decidere che è un fenomeno che non ci riguarda. Ora, coding dal mio punto di vista non è programmazione, perché la programmazione ha una, se vogliamo, una connotazione, programmazione della scrittura del software, intesa come attività professionale, ha delle connotazioni molto, se vogliamo, tecniche, che dal mio punto di vista si prestano, mal si prestano a un diciamo a un approccio da parte di un pubblico generale. Il coding invece, il cogliere l'essenza di quella che è l'attività del programmatore, ma meglio ancora è il capire in che modo noi possiamo interagire con gli oggetti artificiali delle macchine che comprendono un certo tipo di linguaggio formale, in che modo possiamo comunicare con loro e quali strumenti noi ci ritroviamo in noi stessi per fare questa operazione. E qui, io sarò brevissimo, però ci serve un piccolo
storico per capire che l'esigenza di formalizzare il pensiero l'uomo ce l'ha sempre avuta. Partiamo dall'osso di lupo 40.000 anni fa, su cui i nostri progenitori uccidevano i giorni del calendario lunare o i giorni del ciclo femminile, in realtà, perché gli storici della matematica in effetti sono ancora indecisi se la matematica sia nata dall'esigenza di contare appunto i giorni della luna o quelli del ciclo della fertilità. Quindi arriviamo al V secolo a.C. quando in India un matematico e grammatico, Panini, I don't know, we have, I'm not in place because we have Raghunath from India. I'm talking about Panini, grammatician. Sorry? From Panini, I'm talking about Panini. Panini? Panini is a word, right? Yeah, exactly. So, Panini è un grammatico, appunto, un grammatico matematico indiano, l'età classica dell'India, che scrive una grammatica del sanscrito, ma non una grammatica come la intendiamo per esempio noi nella nostra tradizione umanistica, no? Quindi una descrizione della lingua. No, lui scrive una grammatica normativa, cioè si preoccupa di estrarre da quella che è la lingua viva una descrizione formale, quindi degli schemi, vediamo nel V secolo avanti Cristo, degli schemi formali generativi che possono essere applicati da luogo a potenzialmente anche da una macchina per creare delle frasi grammaticalmente corrette, grammaticalmente e sintatticamente corrette in sanscrito. Quindi mentre da noi Euclide metteva appunto i suoi elementi di geometria e quindi formalizzava in qualche modo il pensiero spaziale, in India nello stesso torno di tempo appunto Panini formalizzava la lingua. E quindi cercava di estrarre cosa? Degli schemi, dei pattern riproducibili dalla macchina, senza che naturalmente di macchine si potesse ancora parlare. Le macchine erano ovviamente ben lontane là da venire, però lui sente questa esigenza e riesce quindi a scrivere una grammatica usando un metodo di formalizzazione che è molto vicino in realtà alle notazioni contemporanee usate per descrivere i linguaggi formali, i linguaggi di programmazione. Per esempio la notazione BNF, che chi ad esempio deve descrivere un linguaggio di programmazione in modo formale perché deve spiegare alla macchina come tradurre quel linguaggio, il linguaggio macchina, chi scrive compilatori, per esempio, deve conoscere. E Panini questa cosa l'anticipa appunto 25 secoli fa. Dopodiché si attraversa una bella quantità di secoli, si arriva, tra l'altro non dimentichiamo che per esempio tornando a noi il pensiero greco aveva sviluppato un po' in modo diverso, ma comunque il gusto, se vogliamo, per l'automatismo. Da un lato con la costruzione di automi, cioè di macchine, automi meccanici che seguivano, ricordiamo per esempio Eratostene, no? Nel terzo secolo, avanti questo era un po' tra le mille cose che faceva, era anche un po' considerato il maestro, no? il Leonardo diciamo dell'età alessandrina. Lui creava automi, per esempio macchine che mosse dall'acqua erano in grado di fare determinate operazioni, addirittura le fonti parlano di una colomba meccanica che era in grado anche di spiccare il volo. Non abbiamo trovato nulla del genere. In realtà abbiamo trovato però una sorta di antichissimo calcolatore meccanico nei mari della parte est del Mediterraneo. Trovato appunto questa sorta di scatola su cui ancora non sappiamo tantissimo, sappiamo che però contiene, esaminati i raggi X, sappiamo che contiene delle dentate, dei meccanismi che consentono di fare determinate operazioni, probabilmente legate al calcolo di fenomeni astronomici.
Il pensiero greco comunque poi cerca anche una formalizzazione, se vogliamo, di livello più metafisico, no? Nel momento in cui comincia a parlare di logos, no? Quindi di ragione ultima dietro le cose. Però, se vogliamo, lo sforzo di tradurre, no, il formale in computazionale, no, in qualcosa che poi la macchina può riprodurre, quel pensiero non lo fa, ma non lo fa neanche il nostro Medioevo. Dobbiamo arrivare invece al Rinascimento, sostanzialmente. Però vive i primi in Italia, insomma, dall'Italia in Europa, proprio i primi esempi di ricerca di cosa? Di ricerca di metodi, no? di metodi atti a trasformare il pensiero umano, pensiero naturale, in pensiero computazionale, quindi a ridurre il pensiero sostanzialmente in una serie di passi riproducibili. Abbiamo per esempio i metodi mnemonici di Lullo, abbiamo Leibniz che si cimenta in di là poi di tutte le sue ricerche sull'analisi matematica, quindi si cimenta anche in una serie di tentativi per definire in modo rigoroso cos'è appunto la computabilità. Poi si arriva all'Ottocento, c'è un bel salto, quando Charles Babbage nella metà, intorno alla metà dell'Ottocento, in Inghilterra realizza una, però che lui chiama una macchina analitica, rifacendosi un po' a un precedente esperimento di Pascal, che aveva disegnato e realizzato una elementare, se vogliamo, calcolatrice. E Babbage invece realizza una macchina che non è in grado soltanto di fare operazioni aritmetiche, ma in grado di essere programmata, e questo è il vero salto di qualità, perché creare una macchina che fa conti è facile, lo si può fare attraverso anche strumenti meccanici, se vogliamo, lo si può fare naturalmente con strumenti elettronici, cioè avremo macchine molto più veloci, ma è relativamente facile. Ma quello che è difficile, la vera invenzione, quello che è disruptive rispetto alla tradizione, rispetto a quello che c'era prima, è una macchina che può essere programmata, cioè che sa compiere delle operazioni estremamente elementari, che però ha una memoria in cui noi possiamo immagazzinare una sequenza complessa di operazioni, un algoritmo che faccia compiere a quella macchina delle cose che non sono semplicemente le operazioni l'una dietro l'altra. L'algoritmo non possiamo ridurre l'algoritmo a una sequenza di operazioni, così come non possiamo ridurre un quadro alla somma dei colori che il pittore ha usato. C'è una logica, c'è un senso dell'algoritmo, così come non possiamo ridurre una frase della lingua italiana alla sequenza delle lettere o dei suoni che abbiamo usato, c'è un livello in più. E quello che la macchina programmabile, che Babbage chiamava la macchina analitica, ma che noi in realtà possiamo chiamare tranquillamente computer, la novità è appunto questa, no? La vera grande novità è dare la possibilità a noi di far eseguire alla macchina delle cose complesse, che hanno una logica.